Dopo la spedizione sul transatlantico Wilhelm Gustloff nel Mar Baltico e la realizzazione di Dentro il Titanic del Terzo Reich, dopo il ritrovamento e la spedizione sulla Regina Margherita e la realizzazione di La Corazzata Scomparsa, gli uomini della Yanti D Expeditions si sono immersi sul relitto Zendistvang per realizzare una nuova produzione, La Corazzata dell'Impero, della serie Relitti della Storia. Silurata il 10 giugno 1918 dal MAS 15 italiano del capitano di corvetta Luigi Rizzo, la corazzata Santo Stefano affondò nelle acque dalmate del Mar Adriatico di fronte all'isola di Premuda. Orgoglio dell'impero asburgico, rappresentava la nazione ungherese nell'Imperial Regia Marina Austro-Ungarica. La corazzata che avrebbe dovuto spezzare lo sbarramento alleato del canale d'Otranto per consentire all'impero mitteleuropeo un'onorevole uscita dalla prima guerra mondiale. Il suo enorme ed integro relitto giace alla profondità di 68 metri nelle limpide acque del Mar Adriatico. Testimone di un'epoca ormai scomparsa, monumento alle vicende di quei giorni che videro cambiare l'Europa, così come custode di prove di verità storiche che aspettano solo di essere indagate e conosciute. Solo uomini dotati delle idonee abilità e conoscenze, spirito e determinazione, potranno studiarle direttamente, immergendosi sul relitto della Santo Stefano. Fabio Ruberti, presidente della Yanti D SRL, è ideatore e guida della Yanti D Expeditions. I componenti di queste spedizioni sono selezionati istruttori e subacquei che assolvono a questo compito di ricerca, unendolo al desiderio di avventura nell'esplorare relitti di grande importanza storica, utilizzando le tecniche di immersione più avanzate e con l'obiettivo di documentazione cinefotografica. La corazzata dell'impero asburgico giace con la sua storia su un fondale di 70 metri, nelle limpide profondità del Mar Adriatico. Perché il destino fatale di questa corazzata rappresentò una ferita mortale per l'impero austro-ungarico, tanto che ancora oggi, dopo quasi 90 anni, per molti è ancora un ricordo amaro. Perché il suo affondamento fu invece considerato dall'Italia una vittoria talmente grande da essere assunta come festa nazionale della Marina Militare Italiana. Il comandante Rizzo era a conoscenza che l'intera flotta asburgica al comando dell'ammiraglio Horthy si stava dirigendo ad attaccare lo sbarramento navale di Otranto? Horthy avrebbe potuto immaginare che due piccoli motoscafi avrebbero fatto fallire la più grande operazione navale della flotta asburgica e determinato le sorti della guerra? Riusciranno i ricercatori della Yanti D Expeditions a dare una risposta a tutte queste domande? Immagini rare e inedite. Ricostruzioni 3D. Filmati storici originali. Questa spedizione porterà i ricercatori italiani e croati della Yanti D ad indagare ed esplorare non solo in quelle profondità, ma anche in quelle dei luoghi e dei tempi in cui gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale portarono alla più grande vittoria della Marina Italiana e a una disastrosa sconfitta di quella asburgica, l'affondamento della Zendistvang.